6 settembre abbiamo accolto i ragazzi australiani della Sunshine Beach State High School a Bologna presso Palazzo D'Accursio. Lo scambio giovanile con questa scuola e la reciproca ospitalità in famiglia si realizza con impegno e passione dal 1994 nell'ambito delle proposte dell'Ufficio Giovani di Scambi Internazionali. Il gruppo di studenti bolognesi si è recato in Australia dal 3 al 28 dello scorso luglio, mentre i ragazzi australiani staranno a Bologna dal 23 settembre all'8 ottobre. Durante il soggiorno bolognese, i ragazzi seguiranno un programma di attività come visite ai musei e palazzi storici di Bologna, conosceranno alcune antiche botteghe artigianali, impareranno l'arte dei tortellini, andranno al fico e visiteranno altre città italiane come Verona, Firenze, Pisa, Venezia e Ferrara. What was your first impression about Italy and Bologna in general? Very old and historical. Very pretty, very pretty. I love it. It was very nice, like the architecture was different to Australia. Yeah. And the speed of like people living was much more faster. Is it your first time in Italy? Yes, first time in Europe, yeah. È primo in Italia, ma è bella. Bella città in Bologna. Amo la città. Yesterday in Verona we had our first pizza and it was really good, yeah. And we've tried lots of meats and like the mortadella and this, it was really good taste. I've tried tortellini on the first night. La nonna di la mia famiglia made it, and oh, it was great. I loved it. Yeah, it was homemade, right? Sì. And how is your host family? My host family is very nice. Yeah, they look after me nice. It's good. They're fantastic. I love my family, my host family. Yeah, they treat me very well. Ciao. Ciao tutti. Qual è il valore di questo scambio o questi scambi in generale? È un grande valore culturale, è un'esperienza fondamentale per questi ragazzi, perché non solo ci auguriamo che apprezzino le nostre scuole, la nostra cultura, la nostra città, le nostre bellezze, ma sarà anche un'esperienza formativa dal punto di vista umano, perché come ho ricordato loro oggi, viaggiare non significa solo guardare nuovi posti, scoprire nuove realtà, ma significa sempre acquisire nuove occhi, acquisire nuove prospettive sulle cose. Questo è il bagaglio culturale di conoscenza che loro si porteranno dietro per il resto della vita, e siamo sicuri che potranno portare il loro punto di vista, quindi il loro paese, la loro cultura, anche nella nostra città, che si arricchisce sempre di nuove identità.